Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla 9ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group. Ha partecipato 3 volte al Festival di Sanremo, trionfando nell'edizione 2012 con Non è l'inferno. Nel 2014 è stata scelta come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi alla 21ª posizione. La terribile malattia mi hanno dato 2 mesi di vita. La cantante salentina aveva solo 24 anni, quando nel 2009, prima di essere chiamata a far parte del talent di Amici, ricevette l'orrenda risposta medica a seguito di una visita. A Emma fu scoperto un tumore all'utero, che purtroppo non lasciava molte speranze di vita. Da quel momento la sua tenacia stava per andare in frantumi, così come l'opportunità di intraprendere la sua carriera. Tuttavia la situazione più drammatica è stata la confessione dei medici. Mi avevano dato 2 mesi di vita qualora l'intervento non avesse funzionato. Ricordo che qualche ora prima di essere operata, senza dire niente ai miei genitori, ho firmato io le carte per la donazione dei miei organi, nel caso non ce l'avessi fatta. Emma però, da brava guerriera, non si è mai arresa, tanto che affronta l'operazione con determinazione. Il giorno dopo l'intervento ero già un'altra. Sentivo di avere vinto. Io mi sono alzata dal letto e mi sono tolta da sola il catetere, anche se i dottori non volevano. Sapevo di essere guarita. Sono crollata solo uscendo all'aria aperta dall'ospedale con la mia stampella. Però sono uscita da vincitrice. Loro mi volevano mettere su una sedia a rotelle. Il destino, per fortuna, ha dato ad Emma una seconda possibilità, generando nella cantante una forza incredibile, che ancora oggi possiamo assaporare nei suoi brani ricchi di emozioni.